Eccoci di nuovo in linea con la dottoressa Luciana Baroni, per questa volta un piatto non solo originale ma anche alla veneziana, che è il suo paese, la sua città d'origine la mia città natale. Diciamo che non è più di tanto originale per due motivi, perché in molti hanno pensato di riconvertire un piatto veneto tradizionale che erano le sarde in saor, si chiamano, Il prodotto sarebbe sarde in sapore, sostituendo le sarde con qualcos'altro, si possono mettere melanzane, si possono mettere zucchine, diciamo quello che dà sapore, tutto quello che si mette a questo ingrediente principale. In questo caso, appunto le sarde ovviamente non le proponiamo parce que... Io personalmente non sono neanche mai riuscita a mangiarlo, questo piatto, neanche quando ero onnivora. Proponiamo appunto le melanzane. Vi dico subito, così come lo faccio io, è un piatto molto dolce, nel senso che l'amaro delle melanzane si stempera molto bene e viene proprio coperto dal dolce della preparazione delle cipolle. Va servito come secondo piatto, meglio se in accoppiata con dei chicchi di cereali. Dei oh, cereali di oh, oh, okay. Allora, bisogna prendere... 3 melanzane tonde, grandi. Cominciamo però a preparare le cipolle. Per fare questo piatto, io ho usato 6 cipolle e 3 melanzane grandi. Le cipolle, quindi, le tagliamo a metà e le laviamo bene, poi cominciamo a tagliare ogni metà in fettine sottili. Le mettiamo in pentola, io in questo caso ho usato la pentola elettrica ma si può usare tranquillamente una normale insomma. Quindi nella pentola ho messo le cipolle, due o tre manciate di uvetta sultanina, un cucchiaino scarso di sale nero, due spruzzate di sciroppo d'agave che ripeto si può anche mettere meno, insomma la curcuma, un cucchiaino colmo di curcuma e un po' d'acqua per appunto fare il soffritto che non si fa con l'olio. Si fa, mm. si fa senza olio mm. si mescola bene, se si utilizza la pentola elettrica eh, c'è una funzione che si chiama sauté che è quella che fa il soffritto praticamente mm. e si fa soffriggere per una decina di minuti, mm. finita la soffrittura si aggiunge dell'aceto, circa 50 cc di aceto di mele si chiude la pentola, si fa partire la cottura a pressione per 20 minuti allora il fatto di usare la pentola a pressione, qual è la differenza rispetto al tegame? A parte i tempi di cottura, ma se io queste cipolle le cucino con il tegame, eh, si mantengono intere, nel senso che le fette rimangono abbastanza intere. Se invece le cucino a pressione, diventa una cosa molto più uniforme, molto meno corpuscolato diciamo che cucinandolo in questo modo si ottiene un qualcosa di molto uniforme molto amalgamato non si vedono più tanto mm -hmm. i pezzi delle cipolle anche se ovviamente si vedono le uvette ci aggiungo i pinoli io ho usato una bustina di pinoli che sono 40 grammi ci aggiungo i pinoli e faccio consumare quel poco di liquido che può essere rimasto e lo faccio raffreddare e mi dedico alle melanzane quindi lavo e spazzolo bene le melanzane e le taglio a fette rotonde non più spesse di mezzo centimetro allora non più sottili perché sennò si rompono non più spesse se no non si cucinano le stendo bene nei vassoi del forno che avrò rivestito di capo da forno quindi le stendo bene e le metto in forno a cucinare così senza nulla proprio si devono cucinare così come sono dipende dal forno ci possono volere 30 minuti come 60 minuti l'importante è che non si brucino e che diventino abbastanza morbide perché poi vengono consumate così. Quando le melanzane sono pronte, allora comincio a preparare questo piatto che si fa con uno strato di melanzane, uno strato di cipolle, uno strato di melanzane, uno strato di cipolle. Quindi metto prima sul fondo questa crema di cipolle poi ci metto uno strato di melanzane poi ci metto un altro strato di cipolle un altro strato di melanzane e così via finché non finisco tutto mm. la cosa importante è lasciarla lì perché mm. le cipolle devono far ammorbidire le melanzane mm. e, e soprattutto si deve amalgamare il gusto almeno va fatto mezza giornata prima mm. però ripeto più restano lì più buone diventano mm. poi una volta che si sono raffreddate si tagliano normalmente con un coltello si prendono le fette. Benissimo, grazie mille. I nostri utenti apprezzano molto le tue ricette originali, pratiche e soprattutto anche i consigli che dai durante le preparazioni. Grazie e a presto, Luciano. Grazie a voi.